con la sirena della polizia. Ah, intanto vi do il benvenuto a tutti, grazie di essere qua presente. Benvenuto a tutti, intanto un benvenuto anche ai candidati che sono arrivati qua. Avanza, non si sente? Sì, no, si. Ho scaricato la batteria. Mentre si sente da qua, io sì, non lo so. Allora, mi sentite? Beh, quindi dicevo, il benvenuto intanto a Ragusa, agli amici che sono venuti a trovarci, insomma, grazie della presenza, è anche un fatto importante e significativo. Insomma, cominciamo oggi anche la campagna elettorale per l'Europea, è un momento importante di impegno per ognuno di noi, insomma, c'è una bella battaglia da combattere, insomma. La cosa importante, almeno quello che sembra ormai sempre più evidente, sono due grossi blocchi che si contrapparranno, insomma, c'è la finta novità di Renzi da una parte e la novità vera che siamo noi dall'altra parte, quindi mi pare che ormai l'elettorato dovrà essere spinto tra queste due cose. È il mese che ci vede adesso protagonisti in questa battaglia, deve essere un mese per fare capire che noi siamo la novità vera e che l'altra non è una novità ma è semplicemente una continuazione di un sistema che fa parte, che è insinuato dappertutto e che noi combattiamo. Quindi questo è importante anche farlo emergere, farlo passare ai nostri cittadini. Noi lo faremo il massimo qui a Ragusa, spingeremo i nostri ragazzi a cui fa veramente un po' colpa, avete un grosso lavoro da fare e sarà importantissimo avere la vostra presenza lì in Europa, perché ormai è in Europa che si decidono le cose fondamentali, le linee guida di sviluppo anche dei territori, insomma. Ormai i fondi comunali, per possiamo dire, sono ormai davvero ridotti al minimo, l'assistenza che lo Stato e la Regione fanno ai comuni è davvero ridotta al minimo, ormai tutte le speranze di investimenti, di progettualità che anche gli enti locali possono fare, lo facciamo e lo fanno sulla base dei fondi europei. Quindi se riusciamo ad avere qualcuno che finalmente abbia la capacità di mettere nuova linfa anche nella programmazione dei fondi europei, riusciamo anche ad avere a mettere una programmazione che sia migliore di quella che è stata fatta in passato. Insomma, ecco, la programmazione 14-20 è quella che adesso ci permetterà di fare davvero il salto in più. Quindi davvero vi facciamo il bocca al lupo a tutti e speriamo davvero di poter mettere una bella marcia, un bel sorpasso, perché pare che siamo, insomma, ad inseguire, siamo lì per il testa a testa, insomma, dobbiamo fare il sorpasso. L'Europa ormai adesso è lì vicina e penso ce la possiamo fare con l'impegno e la volontà di tutti. Grazie ancora e buona serata a tutti. Candidati, se volete avvicinare così i candidati qua, così se ci sono domande da fare. Ci potete fare qualche domanda, per favore? Ah, posso dire una cosa? L'ultima, giuro. Questa qui, questa ragazza, a 22 anni, è entrata dentro l'AS. Questa ragazza, che a me ha fatto commuovere, lei non lo sa, però ha fatto commuovere, secondo me, molte persone. Perché a 22 anni non si era proprio permesso nessuno di dire a queste persone che votavano per alzata di mano e che sbagliavano pure a contare i voti. Lei si è alzata e ha detto, ma dove siamo? Ma state scherzando? Che cos'è questo? Voi state giocando con la vita di questa terra e di tutte le persone. Dopo saremo ancora qui, insomma, anche per altre domande, per altre situazioni le faremo. Va bene, buona cena per chi deve, nel frattempo facciamo la pausa, il break c'è. Giovanni, noi facciamo invece il break casa.